Leon Battista Alberti che fece Umana Corpo Rinati. È già lontana. Ma se proseguiamo così, certo, se è vero che le crisi cicliche ritornano, allora non è vero che quando si dicono delle cose, poniamo su un sistema sociale, e alcuni dicono altre cose, sono solo teorie che si affrontano. Se è vero che le crisi cicliche ritornano, allora le teorie sono chiamate anche a rendere conto degli eventi. Quindi il confronto della teoria non è solo il confronto di linguaggio. Il problema è che io credo che noi facciamo uso bizzarro del termine cambiare, mutare, sinonimo, con il termine novità, eccetera. Esiste una storia, per questo è importante la storia, no? Esiste, poniamo, una storia dei termini, una storia delle teorie, una storia della scienza, una storia della filosofia, eccetera. Nel senso che i problemi si presentano all'interno di un'esperienza storica. Le teorie si mutano all'interno di un'esperienza storica, non ad arbitrio, sia pur legittimo, del ricercatore, proprio perché esiste in qualche modo, in qualche senso del termine, un mondo dei fatti di cui tu devi rendere conto. C'è uno scenario che non ti inventi, no? Però appunto è molto importante, se noi dicessimo per esempio la prima fase di esistenza dell'umanità vede gli uomini impegnati a cercare di mangiare, poi mano a mano acquistano esperienze, un minimo di conoscenza, il problema diventa anche il modo di come mangiare, cuocere il cibo, no? Poi la casa, ma la casa fatta in un certo modo, e poi mano a mano riflettono su tutto questo e producono, che so, arte, religione, filosofia, no? Immaginando una serie di gradini, no? Con una scala che mano a mano si percorre. Se noi dicessimo questo, e purtroppo credo che molte volte i marxisti l'hanno un po' detto questo, no? Cioè la realtà e il fatto economico, e su questo poi si costruisce il mondo delle idee, no? E l'ideologia, e per esempio la religione, che va criticata perché è la più lontana dalla realtà materiale. Ecco, questa struttura a gradini, no? Secondo me questa è una struttura falsa, nel senso che i dati che si possono reperire sembrano dire che per esempio anche in fasi molto lontane della storia l'uomo non semplicemente mangiava, ma dava anche un senso rituale, cioè non solo aveva un rapporto con le cose, ma anche le interpretava. E appunto la coscienza era abbinata al fare, non era qualcosa che è venuto dopo. Quei disegni sembrano rupesti, sono anche un fatto religioso, per cui la religione nascerebbe non dopo, ma contemporaneamente al fatto che dovendo mangiare vai a caccia, insomma, per esempio. Ora immaginiamo che qui siano due strutture teoriche, una struttura dialettica e una struttura meccanicistica, quella a gradini meccanicistica. In qualche modo si trovano tutte e due di fronte alla necessità di rendere conto di fatti, in un qualche senso del termine. Ovviamente le due strutture organizzano questi fatti, precisano questi fatti, danno
un contorno definito a questi fatti, e questo contorno definito è in funzione della loro teoria, no? E allora ecco il ruolo della teoria nel dare un volto preciso al fatto, no? Quindi non se l'inventa, organizza del materiale, ma lo organizza in un certo modo, gli dà un certo confine e non un altro. E allora in questo senso la teoria, essendo questa la teoria, questi saranno i fatti nel loro contorno definito. Il contorno definito è quello compatibile con la teoria, però ovviamente il contorno definito è applicato a un materiale che la teoria non si inventa, ma è costretta a spiegare perché si impone. Per esempio, uno muore e tu devi spiegare il fatto che muori, e non è inventato dalla teoria che muori, per esempio. Devi mangiare, non è inventato dalla teoria, per esempio. E in questo senso è anche possibile un confronto, credo, delle teorie, nel senso che diceva Antonio, no? Quella che riesce a spiegare di più, a consentire previsioni, eccetera, eccetera. E il problema, secondo me, che poneva Maurizio, secondo me rispondeva giustamente, cioè nel senso che è evidente che quando noi diciamo, per esempio, che esiste un'anima trascinante della cosa, beh, qui la cosa è un sistema di rapporti sociali. Quindi non stiamo dicendo che, non so, c'è un'anima trascinante la pietra. La cosa di cui parliamo è il mondo dell'uomo. Quindi che questo mondo dell'uomo abbia delle finalità non è nulla di misterioso. Certo, se noi dicessimo che la pietra dentro di sé un'anima che la spinge a, sarebbe un tutt'altro paio di maniche. Ma allora ritorna quel discorso di prima. Se è vero che l'oggetto effettivo dell'indagine dialettica è la tormentata esperienza storica umana, e quindi per esempio anche la scienza naturale è vista in quest'ottica, non nel senso, no, che ne so, la legge della caduta dei gravi presuppone il capitalismo, non è questo il punto. Il punto è un altro, che un certo impianto teorico fondamentale, il primato di certe modalità di ragionamento invece che altre, queste hanno un rapporto anche con il tipo di formazione sociale, che non è un'idea poi di Marx, insomma. Già Locke, no, stabiliva questo rapporto tra modi della conoscenza e modi di vita, insomma, no? E poi lui lo ripigliava, non so, dal pensiero antico, quindi era. Ma se questo è l'oggetto dell'indagine nostra, allora è un oggetto diverso da quello che dice, poniamo, l'enunciato A è causa di B e l'enunciato non devi uccidere, che differenze grammaticali hanno? Mi spiego? Per esempio, quel dibattito a cui lui accennava, che è fondamentale, di che parla il Tractatus di Wittgenstein? È un dibattito fondamentale perché paradossalmente chi le interpretava il trattato più in senso neopositivistico, chi sottolineava di più la dimensione etica, in fin dei conti poi non dicevano questi due cose tanto diverse. Nel senso che la cosa potrebbe essere, come alcuni propongono, che me li invento io, potrebbe essere interpretata in questa maniera. Wittgenstein vuol mostrare nel Tractatus la vanità di certe procedure. Quindi quelle procedure logiche che sta esaminando sono esaminate per mostrare la vanità del problema logico. E quindi per mostrare che quello che veramente conta non è la logica ma è l'etica. E allora quella pagina che si presenta come logica sarebbe etica, perché in realtà vuole dissolvere il problema logico, mostrarne la vuotezza, per esempio. È chiaro però che il dibattito è molto importante anche per il fatto che